Ho testato Bitport Link e indipendentemente da questo vengono fuori tutta una serie di implicazioni al fatto di suonare la musica direttamente in streaming. Ne parlo in questo video e ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Bitport Link è il servizio di Beatport che consente di suonare brani su software per DJ direttamente da streaming attraverso un abbonamento. Non ho parlato delle condizioni dell'abbonamento, però si parla da un minimo che però è piuttosto limitato, un abbonamento base di 29,90 € nel quale hai a disposizione alcuni download offline in modo che tu possa scaricare dei brani, oltre a disporre di tutti i brani precedentemente acquistati. E poi un abbonamento full da 59,90 € al mese, nel quale puoi anche scaricare un numero di brani, così per averli e utilizzarli altrove, al di fuori delle connessioni. Beatport Link ti consente di utilizzare tutta la libreria di Beatport in alcuni software per DJ, Rekordbox, Virtual DJ, WeDJ, che è l'applicazione per cellulare. Altri e sicuramente stanno trattando per avere anche Traktor o Serato, me l'immagino, perché altrimenti si rischierebbe di tenere fuori una enorme fetta di mercato sia per i software che per Beatport. Cosa significa suonare la musica streaming? Beh, la prima critica che potrebbe venire fuori è: ma così non ho il possesso del brano, non lo posso mettere su una chiavetta. E appunto, per cercare di dare un senso più profondo all'esperimento, mi chiedo: ha senso oggi possedere un brano? Ha senso oggi possedere la musica? Beh, se utilizzi un software per DJ e comunque suoni con il computer, fondamentalmente no. L'importante è disporre della tua musica e tenerla organizzata. E Beatport Link, ad esempio, ti consente di creare le tue playlist, oltre a suonare le playlist di chiunque, come i DJ famosi, le charts, eccetera. Non hai fisicamente quei brani, ma li puoi utilizzare. La qualità, come abbiamo visto, è ottimale. Sentendo i brani sull'impianto, non abbiamo nessuna distinzione tra l'MP3 fisicamente acquistato e il brano suonato da Beatport Link, o comunque niente di così apprezzabile. E neanche è così pesante il gap rispetto a un Wave sempre acquistato da Beatport. Comunque ci sono delle differenze e questo gli orecchi più fini se ne rendono conto, ma è comunque qualcosa di utilizzabile e ben più che dignitoso. Non ho più bisogno di possedere la musica. Questo perché se la voglio sentire così, per gusto personale, non importa che abbia dietro l'MP3, anzi, serve solo ad occupare spazio negli hard disk o nei telefoni. Ho comunque accesso a tutta la musica che voglio, me la posso organizzare prima e posso sentire per piacere in macchina o a casa quello che mi va. E così il passaggio inevitabile era che lo potessi fare anche suonando, quindi da DJ. Adesso i confini non ci sono veramente più, posso suonare letteralmente tutto. E a questo punto devo soltanto decidere cosa. Avere la disponibilità dello streaming è un'arma a doppio taglio perché quando hai tutto a disposizione finisci per suonare sempre le stesse cose, perché ti deve venire in mente qualcosa, non ce l'hai lì sotto mano, non hai una lista da scorrere, almeno non tutta la prepari. E quindi finisci per suonare le stesse cose. E questo è uno dei rischi del futuro. Però le potenzialità sono veramente infinite e comunque non c'è da lamentarsi. Dobbiamo considerare il fatto che non possiamo pretendere che siano soltanto i DJ ad acquistare la musica, altrimenti l'industria crollerebbe. Se l'utente finale non acquista più i brani, non ha più bisogno di comprare letteralmente un MP3, una canzone, una traccia, ecco che inevitabilmente il passaggio è allo streaming e di conseguenza poterlo fare anche noi DJ sarebbe
Sinceramente è molto interessante. È veramente cambiato il modo in cui sentiamo la musica e per forza dovrà cambiare il modo in cui suonare la musica. Non potevamo aspettare oltre. Finendo iTunes è prossima la fine del download digitale in assoluto. Significa che noi non compriamo abbastanza. Ecco quindi che mi domando, io le spendo 30 euro al mese di musica su Beatport? Beh, fondamentalmente no. Personalmente perché sono uno che i dischi piace suonarli, quindi li scelgo con cura, non ne inserisco troppi tutte le settimane e mi piace utilizzarli spesso, anzi mi dispiace quando acquisto qualcosa che poi non mi piace più. Ecco quindi che ci sto piuttosto attento a quello che compro e perché, e di conseguenza difficilmente spendo più di 30 euro. Posso fare la scorpacciata una volta? Oppure preferisco inserire quei pochi brani ad ogni singolo set, anche perché in questo modo li padroneggio meglio. Ma in generale sono in molti a fare così, o almeno c'è chi compra tanto per un periodo limitato di tempo e poi rimane soltanto un iscritto. Quindi il passaggio all'abbonamento, di cui in qualche modo abbiamo parlato, può essere una soluzione utile sia per la piattaforma che per noi. Siamo obbligati in qualche modo ad utilizzare la piattaforma perché la paghiamo sempre, però di contro abbiamo accesso ad un'infinità di contenuti. Quindi anche meglio che andare ad acquistare il singolo brano o il singolo album, eccetera. Capite che è veramente cambiato il nostro modo di intendere il DJ? Mi premeva parlare di questo perché forse mi ci sono soffermato fin troppo, anche in termini, diciamo così, filosofici, ma è evidente che fare tutta una serie di discorsi come se si vivesse nel secolo scorso per me non ha alcun senso. Quindi mi interessa, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ.